Ragazzi, prima di iniziare questo video, sì, ho i capelli blu e volevo informarvi che sarò il 7-8 ottobre al Romix insieme a Robby e Jenny. Mi raccomando, venite, faccio questa clip anche perché appunto ho i capelli blu e voglio farvelo vedere perché altrimenti magari qualcuno non lo sa. Quindi ora lo sapete, ho i capelli blu. È da settimane ormai che giochiamo a qualsiasi gioco esistente su Roblox. Giochi che ti scammano Robux, giochi che ti fanno cancellare l'account, giochi che ti fanno bannare, giochi che scoprono pure dove abita tua nonna. Ma mi sono chiesto, che succede se cerchiamo Xiao su Roblox? Beh, ragazzi, in questo caso la vera domanda è perché non proviamo? E infatti oggi è quello che faremo. Ovviamente, ragazzi, intendo cercare Xiao nei giochi, perché chiaramente se cerchiamo il profilo, forse voi non lo sapete, ma se io cerco Xiao, spunta questo tizio che ha un account con 211 followers, ultima volta online 16 anni fa. Questo tizio mi ha rubato il nome nel 2007 e non si è mai più ricollegato. Adesso il mio appello va a Roblox, io sono uno youtuber che ti sto facendo video sul gioco. Quando lo vuoi bannare questo tizio e darmi il mio vero nome e smetterla di farmi chiamare Itzxiao? Grazie ragazzi, per favore, spero che Roblox capisca le mie esigenze. Ma detto questo, che tra l'altro non c'ha nulla, raga, questo tizio è un fantasma completo. Ma non siamo qui per parlare di questo omino della Playmobil. Succede se cerchiamo Xiao in esperienze. Allora, a parte tutti praticamente le reference a Genshin Impact, perché ragazzi, purtroppo, no, purtroppo per fortuna, in realtà tutti amano Xiao anche per Genshin Impact. E per tutti tutti intendo proprio tutti tutti, visto che c'ho pure l'action figure, raga. Ovviamente no, prima di pensare strane cose, il mio nickname non proviene da quello, perché mi chiamo Xiao da quando c'ho tipo 11 anni e adesso ne ho 23. Quindi no, non proviene da Genshin Impact. Ma quella è un'altra storia. Torniamo a noi. Ovviamente, oltre a tutti i giochi appunto dedicati al player, al giocatore, al personaggio di Genshin Impact, ci sono tantissimi giochi. A parte che G.I. Fay, io non so chi sia questa tizia che mi spuntava sempre su TikTok. Ragazzi, spuntano un miliardo di giochi. Ovviamente noi oggi ne andremo a provare qualcuno, ma sono veramente tanto, tanto, tanto curioso. Non so quello che potrebbe succedere, sinceramente. Però tipo, allora, simulatore di Xiaoling. Ecco, questo è un simulatore di Xiao. Ci hanno giocato 100 per, no, 9.000 persone. E sono curioso di vedere se tipo oggi mi si bloccherà la crescita. Non che, vabbè, non sarebbe male nel senso. Però voglio capire se effettivamente succederà qualcosa di incredibile. Oppure se i giochi dedicati a me fanno schifo. Il che potrebbe avere anche... Cos'è questa roba? Sono Xiaoling. I'm Xiaoling. Ciao, Xiaoling, non si... Perché c'è Subway Surf dietro? Xiaoling, ottieni il potere di fermare la musica, premi questo bottone, che incoscienza. E adesso che succede? Cioè, il gioco è tutto qua? Sei semplicemente questo tizio che si chiama Xiaoling, che è letteralmente una versione rivisitata di, del Bacon di Roblox? E basta? Finisce qua? Mi aspettavo qualcosa di meglio, sinceramente. Ma che succede se ci buttiamo dal vuoto? Cioè, succede qualcosa... No, non credo succeda qualcosa. In realtà sono semplicemente morto e respawnerò, immagino, dove ero prima. Bello, veramente un bel gioco, devo dire. Sì. Sopravvivi allo Xiaoleng l'assassino. Io non lo so, ragazzi, non ne ho idea. Comunque, ragazzi, a me farebbe un sacco piacere una cosa. Direte voi, Xiao, che cosa? Mi farebbe veramente un sacco piacere se tutti voi iniziaste a ricreare il mio avatar. Vi voglio vedere su Brookhaven tutti con il mio avatar. Vi voglio vedere. Sul catalogo ve ne andate, lo ricreate. Lo voglio vedere. Comunque siamo qua. Questo gioco non riceverà più aggiornamenti. Oddio, ma è quello lo Xiaoleng? Si sta muovendo. Ma devo ucciderlo? Ah no, devo solo sopravviverlo. Sopravvivere, sopravvivere. Ma come faccio a sopravvivere? Ah, questo gioco ci mette un paio di minuti. Ma che caspita sono ste persone? Chi sono ste persone? Chi sono queste persone? Ciao tizio, non so chi tu sia. Devo scendere da qua? Sì, ma come faccio a sopravvivere se quella armata mi uccide? Scusatemi. Cioè, cosa devo fare? Avverrà ad uccidermi? Oppure posso parlarci con lei secondo voi, raga? Non lo so, non vi nascondo che ho un po' paura. Più che altro perché ha un'arma. Cioè, vedo proprio che ha un'arma vicino. Ha una pistola. Mi sta sparando! Oh, porca miseria. Come devo fare per ucciderla? Scusatemi. Questa è una tomba? C'è una rosa? Ma scusami, mi può uccidere con la pistola a me? Sento musica. Sparami.
No, raga, mi ammazza. Aspetta, non mi fa più niente. Mi ha ucciso con una pistola rosa. E adesso? Cioè, questo è il gioco? Vai al luogo del memoriale. Ma ci sono già andato al luogo del memoriale. Solo che non c'è nulla, perché vorrei un'arma per sparargli. Io non ho veramente parole, ragazzi. E se vado qua e le faccio sparare alla sua stessa tomba? Che succede, secondo voi? Aspetta, forse può essere che devo, tipo... Non devo farmi uccidere, raga. Cioè, tipo... Aia, aia! Mi ha ucciso di nuovo. Vabbè, visto se proprio devo farlo, andiamo a sopravvivere a Jai Fei nell'area 51. Già lo so che mo parte quella musica cinese tutto il tempo in loop, quella di TikTok, e mi esploderà completamente il cervello. Ma... Cosa sta succedendo, ragazzi? Perché ci sono tutti questi player qua dentro? C'è lei, Jai Fei? McDonald's? Ma cos'è sto? Ma che è un dropper? Ma ce ne sono un miliardo, come fai a sopravvivere? C'è il latte che posso... Aspetta, forse devo fare così, tipo, per non farmi prendere. No, invece sì, aiuto! Aiuto, 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 raga! Mi sta inseguendo Jai Fei, aiuto, mi sta inseguendo questa pazza! Ok, 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 ok. Cos'era quel rumore? Cos'era quel rumore orribile? Non lo so, raga, dove sono? Scusatemi, qualcuno può... Cos'è questa roba? Che succede se chiudo questa porta? Niente, non succede... Però non posso più aprirla. No, sono un idiota, mi sono intrappolato da solo. Ma che gioco è? Ma perché ci sono 600 persone che giocano a questo gioco? Ma posso ballare? Cosa? Cioè, posso ballare come fa lei? Voglio quittare questo gioco assolutamente ora. Devo veramente uccidere lo Xiao dei killer. Cioè, sono costretto a farlo sul serio? Devo veramente eliminare la persona, il personaggio che mi piace di più nel mondo dei videogiochi? Ti prego, no. Ti prego, no. Ho paura di questo video. Ho una spada e la spada del diavolo. Immagino che dovrò uccidere Xiao. Ma questo è un mondo fatto completamente senza senso. Cioè, allora c'è praticamente una specie di cosa strana qua di... Oddio, guarda quanti Xiao! Ma quindi non c'è lo Xiao originale, c'è uno Xiao senza capelli. E che devo fare? Devo ucciderli per far cadere cosa? Le case? Madonna, raga, ma è orribile questo... Dio, ma lì c'è una tizia. Ah, aspetta, ho capito. Praticamente se colpisco loro con le mie armi, diventano dei miei adepti. E quindi, tipo, automaticamente, nel momento in cui li uccidono, li uccido, diventano il mio esercito di scagnozzi. Cioè, quindi Xiao ha un altro esercito di Xiao, raga. Chi è Barbara? Mi dispiace, Barbara, ti uccido. Non so chi tu sia, ma ti ammazzo. È crudele come cosa? Penso di sì, ma voglio un esercito di Xiao al mio fianco. Ma fanno qualcosa oppure non fanno assolutamente niente? Oddio, qui c'è un altro Xiao. Ma posso parlarci con Barbara? Ciao, viaggiatore. Ciao, Barbara. Ok, voglio stare con voi, certo. Posso ammazzarla? Sì, dai, posso ammazzarla. Ma sì, va benissimo. Oddio, c'era un cartonato di Xiao che forse non avrei dovuto... E quelli chi sono? Non lo so, ho paura, raga. E invece questa spada? Che succede? Li ammazzo e basta, gli Xiao. Ok, ma... Cioè, dov'è lo Xiao killer? Scusatemi, non lo vedo io quello vero. Cioè, lo Xiao killer che ammazza tutti, precisamente dove sarebbe? Me lo sono perso da qualche parte? Forse sì. Chi è questo tizio, raga? Sembra una versione fatta male di Minecraft. Uccidiamolo, uccidiamolo. Uccidiamo tutti dentro questa mappa. Entra nello stage. Cosa? Posso cantare? No, non credo. Cosa sta succedendo? Raga, ma perché io? A me chi me l'ha fatto fare? C'è una macchina. E sbaglio, è una macchina a tema Genshin Impact. Però non c'è Xiao. O forse sì. Lì c'è 20. Ma posso guidarla? Oddio! Madonna, è velocissima, raga, aiuto. Posso investire tutti gli Xiao? No, raga, ma così faccio un sacco... Aspetta un attimo, quella è una spada. Aspetta, ma ce l'ho già, è quella che ho già. Sì, ok, scherzavo. Oddio, raga, ma sto demolendo tutti gli Xiao della mappa. Ok, però effettivamente così è molto più... Mi sa che me ne sono caricato uno per sbaglio. Ma questa qua che fa qualcosa? O è solamente una tipa messa a caso random? E mi sa di sì, raga, mi sa che è messa completamente a caso. Posso, tipo, ucciderla? No, non posso fare nulla. Mi dispiace, non posso fare niente. Questa mappa fa più schifo del creatore. Quindi dovrei essere io, anche se non l'ho creata io, ma vabbè. Ho un po' paura, sono entrato nel clown killer. Mister Mistico! Ma questo non è il tizio quello lì che hackerava Jenny? Infatti stranamente mi sa che mi ha riconosciuto. Ma cosa si fa qua? Bello! No raga, bellissimo questo bastoncino con i cuori. Ma posso picchiare Mister Mistico? Vuoi fare dolcetto scherze... Oh mio Dio, raga, dove sono? Ho un po' paura, sinceramente, scusatemi. Ma perché ci sono tutti questi giocatori in questa mappa? Cioè, questo sarebbe Xiao il clown, praticamente. Che è una versione rivisitata di una specie tipo di hacker schifoso. Chi è questo qui? Oddio! Ma che... Mi ha tagliato la te...
Mi ha tagliato la testa. Cioè, mi stai dicendo che praticamente dentro sto gioco ci sono tipo 70 persone che stanno giocando per farsi tagliare la testa da uno stupido? Bella roba. Oh, comunque in tutto questo, se cerchiamo gruppi, siamo il 1, 2, 3, 4, 5, sesto risultato. E abbiamo solamente 13.000 persone dentro. Ragazzi, guardate quanti ce n'è qua. Milioni, 67.000. In tantissimi vi guardate i miei video. Quando avresti intenzione di entrare nel mio gruppo di Roblox? Oh, ok, credo che questo sia un gioco che forse vale la pena di giocare. 143 like, ci hanno giocato 79.000 persone circa. Quindi tecnicamente dovrebbe essere un bel gioco. Dicono che sia horror, ma la vedo molto difficile. Allora, vediamo che cosa sta succedendo. Questo è il mio player che si sta creando? Non lo so, ho un po' paura, ma faccio gioca. Vediamo che succede. Magari ho fatto bene, l'unico gioco a cui oggi andiamo a giocare che ha fatto bene. Allora, è tutto rosso, quindi va bene. C'è anche il VIP, lanterna più luminosa. Cioè dovrei darti praticamente dei soldi per una lanterna più luminosa. Va bene, te li do. Ok, e dov'è? Perché non ce l'ho? Dov'è la mia lanterna luminosa? Ah, devo fare festa? No, non voglio creare una... Ma sì, creiamo una festa, dai. Crea, andiamo. Andiamo a giocare, vai. Come si gioca? Inizia. Ok, adesso dobbiamo giocare. E voglio la mia lanterna però, se non me la dai mi arrabbio di brutto. Ragazzi, non mi ha dato la lanterna luminosa. Io ho appena dato 35 Robux e sto schifoso mi ha scammato. Scusami, scusami. E poi perché sono in un labirinto di giorno? Non fa manco paura sta roba. Da chi dovrei scappare? Scusami. Cosa vinco se vinco questo labirinto intanto? Scusatemi. Sono tornato all'inizio. Stiamo facendo progressi, ragazzi, Allora, sotto c'è la stamina, il che significa che forse in questo gioco si dovrà correre. Il punto è, da chi? Questa è una bella domanda, direte voi sicuramente. Beh, intanto proviamo ad uscire da qua. Credo di star facendo, di star andando nella direzione giusta. Credo, sì. Sì, sì, assolutamente. Siamo all'interno del labirinto adesso. Ne sono sicuro al 1000%. Il problema è che se da qua dentro esce un mostro, io non mi nascondo che vi caccio nulla, ragazzi, che le vostre orecchie, mi sa che le trovate proprio in vendita perché ve le dovete togliere. Però magari è molto semplice. E quel tizio che ha creato questo labirinto è semplicemente uno stupido cretino. Secondo voi sarà vero? Secondo voi sarà falso? Non lo so. Sta di fatto che veniva presentato come un gioco horror, quindi si presuppone che prima o poi qualcosa di brutto dovrà capitare. Oppure no? Ma sto labirinto finisce mai secondo voi? Non lo so, Rick. Sembra tutto infinito, raga, aiuto, cioè. Qua non c'è niente. Io non ho capito, raga, cosa cavolo. Scusa un attimo. Oh oh. Oh oh, perché sento questi battiti? Posso prenderla questa cosa? Cos'è? Posso prendere le cose? A cosa mi servono que... Ma non posso fare nulla. Cioè, ho finito quindi. Ho vinto la mappa. Comunque è una delusione, sincero. Ragazzi, abbiamo scoperto che se cercate Xiao su Roblox non succede una emerita cavolo, cavolo di niente. Spero che qualcuno di voi che sia bravo a creare i giochi ne creerà uno e allora ci riproverò un giorno. Attualmente solo cinesi che ti inseguono con i tacchi. Non mi piace questa cosa. Ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di lasciare mi piace che è gratis, non si paga,